Allora, signor Lorenzoni, perché sei qui a Malta? Beh, innanzitutto Malta è una bellissima isola e quindi io purtroppo ho paura del freddo. E invece a Malta trovo 10-11 mesi all'anno di caldo, di bella gente, Malta è una nazione che comunque negli ultimi anni ha fatto degli sviluppi importantissimi e con la globalizzazione molti pensano che il calcio a Malta sia un calcio di seconda fascia. Sì, era vero fino a un po' di anni fa, oggi con la globalizzazione c'è un'evoluzione che supera il tempo temporale. Come descrivi questo club, il Guglia? Beh, il club, o il club come dite voi, è un club che a me piace perché innanzitutto ha rotto un po' i luoghi comuni, cioè è una società dove è tutta una famiglia. Noi siamo qui adesso in questa sala dove parliamo col presidente in un modo tranquillo. In Italia a volte si è perso questo sistema, è più burocrazia, è pochi fatti e molte parole, insomma. Ovviamente prima di venire qui a Malta hai studiato un po' il calcio maltese, come lo vedi? Il calcio maltese, io dico sempre questo, l'Italia fa 60 milioni di abitanti e abbiamo soltanto 70-80 giocatori che sono all'estero. Malta, che fa 400.000 abitanti, ha in nazionale 30 giocatori, credo che, adesso non vorrei sbagliarmi, vado a memoria, 23-25 giocatori giocano all'estero. Quindi andiamo in proporzione, andiamo come Davide e Golia, no? Però io ricordo che Malta-Italia per la Coppa Europea ha vinto l'Italia soltanto 1-0. Tu hai lavorato per altri club in passato, c'è la possibilità di una cooperazione tra il Guglia e qualche club? Beh, io sono qui proprio per questo, perché lavorando con molte società in Italia, io credo che oggi il calcio deve essere globalizzato. Malta, dai tempi storici del 600, perché poi Malta, non ce lo dimentichiamo, l'hanno fondata i veneziani, no? Lo sai, sì. E quindi c'è un'evoluzione anche italiana, anche perché voi l'85% del vostro popolo parla italiano. Ecco, tu sei un esempio che parli italiano e sei maltese. Quindi automaticamente Malta, che era una isola, ed è una isola, che era poi la fortezza del Mediterraneo, oggi nel calcio sta diventando, per tutte le nazioni, parlo Italia, Francia, Germania, eccetera, un punto da osservare. Quindi è chiaro che se facciamo un buon lavoro, e grazie al presidente e Giorgio e altra gente che nel settore di questa società, automaticamente si può fare un bellissimo lavoro. Noi siamo qui per questo, per fare un bellissimo lavoro. Chiaramente abbiamo bisogno di un supporto e ce l'abbiamo. Una cosa, ecco, che bisogna, secondo me, secondo la mia modesta opinione, è avere un pubblico che è più partecipe a questo. Quindi bisogna un attimino un po' sensibilizzare il pubblico, anche perché credo, da quello che ho capito, il Presidente mi può correggere, che negli ultimi 5-6 stagioni il Godia ha fatto 3-4 promozioni, o sbaglio? 3 promozioni. Quindi vuol dire che è una società che ha lavorato bene. È chiaro che man mano che si cresce nascono i problemi di organizzazione, ma questo, chi opera deve sbagliare, chi non fa niente non sbaglia mai. In Italia tu organizzi anche dei tornei, certo. C'è la possibilità di farlo anche a Malta? Certo. Io credo nell'interscambio, noi facciamo già dei tornei, io sono anche uno degli organizzatori del famoso torneo internazionale che danno Scirea, però diciamo che sono più specializzato nei più piccoli con l'Aspettando il Gadano Scirea, e che si gioca a Matera. Matera è la città di cultura mondiale del 2019, Matera è diventato veramente un grande teatro per il cinema sia italiano che mondiale, hanno girato il famoso Gesù Cristo, eccetera, e via dicendo. Quindi è una grandissima vetrina che si dà a questi ragazzi. Poi noi abbiamo soltanto il compito di aprire questa luce in questa vetrina, chiaramente poi sono i ragazzi che devono giocare nel campo e dare il massimo. Il calcio è come una bella donna, ti conquista e ti tradisce, e quindi ogni giocatore deve avere la voglia, la perseveranza,
di dare il massimo per riuscire. Proprio nei momenti brutti che ci vuole questa forza d'animo, questa forza muscolare, questa forza mentale che ti permette poi di superare gli ostacoli. Il passato da calciatore come ti aiuta adesso? Sì, ma io credo che poi, io parlo della generazione nostra, noi eravamo dei ragazzi che avevamo il calcio e non avevamo internet, non avevamo la televisione, oppure avevamo due canali, no, in bianco e nero, non avevamo tanti grilli per la testa, avevamo voglia. Noi per giocare a calcio dovevamo scappare da casa perché sennò rompevamo le scarpe nuove. E quindi andavamo a giocare, ci toglievamo le scarpe nuove, sennò ci sgridavano, e giocavamo a piedi scalzi, ma non sui campi, sulle pietre. E quindi automaticamente siamo delle persone che poi non ci fa paura niente. I ragazzi di oggi hanno tutto, però io credo che nessuno è profeta in patria. Quindi i ragazzi devono andare via subito, il prima possibile, da casa, ma non perché non stanno bene, perché devono iniziare a fare, noi diciamo in Italia, i peli sullo stomaco, no? Devono avere la voglia e la passione di riuscire. La cosa più bella al mondo è dare la possibilità a questi ragazzi, perché poi non diranno mai è vivere di rimpianti, ma soltanto vivere di certezze. Cioè, io ci ho provato, non sono riuscito, non fa niente, però ci ho provato. Invece quando non ci provi dici, ma se avessi provato, sicuramente non lo sappiamo. Noi abbiamo molti esempi di giocatori che in Italia non hanno avuto seguito. Io conosco benissimo la storia di Pelé, che poi gli ha fatto il gol, credo, qui quando ha vinto 1-0. Beh, quello è un giocatore che è stato sempre snobbato, poi è andato all'estero, è riuscito poi ad arrivare, credo, in Germania, ha fatto un sacco di gol, poi a Conte l'ha convocato in nazione, qui ha fatto il gol, ha cambiato la sua storia. Per 7-8 anni era stato dimenticato questo giocatore. Quindi il calcio è come una bella torta, chi ha voglia se la può mangiare. Però deve essere pronto a soffrire, perché è una grande scalinata e ogni gradino ci vuole grande sofferenza. Non esistono ascensori nel calcio, devi fare i gradini a piedi. Finalmente, cosa vuoi dire ai supporters, ai tifosi di Cuneo? Ai tifosi desidero dire che siano plurali, se no diventiamo un tifoso, uno. Ce ne vogliamo tanti tifosi che vengono nella squadra, che siano partecipi. Io grazie al Presidente, grazie a tutta la tua organizzazione che c'è qui, ho già credo che bisogna sollecitare i tifosi, ci sono gli ultras qui, sì. Quindi io convocherò, se la società mi permette, questi esponenti degli ultras, perché devono entrare nella società, perché poi sono loro il passepartout sui tifosi che ci stanno e comunicare i nostri programmi. Cioè noi li vogliamo proprio nel consiglio. Del CDA, del Consiglio di Amministrazione, che siano partecipi a quello che succede, non devono stare all'oscuro di tutto. Come anche i calciatori, io già ieri ho creato un sindacato di giocatori, è chiaro che il Cuneo, facendo i passi di gigante, è chiaro che ha un po' di sofferenza economica, ma è in tutto il mondo questo, non solo qui. È chiaro che bisogna parlare con i giocatori, vedere la strada migliore per risolvere i problemi. Grazie. Però chi opera sbaglia, chi non fa niente non sbaglierà mai. Grazie a te.